Voi sapete che cos'è il Teatro Forum? Qualcuno non sa? Ok, va benissimo. Allora, molto semplice, vedrete uno spettacolo che dura solo 10 minuti. È una proposta, è un problema che vi poniamo. Dopodiché ne parleremo, per vedere un po' se siamo d'accordo, che cosa avete visto. E poi, se ci sono dei problemi che volete affrontare, ripartirà la scena dal punto in cui è problematica per voi e potrete intervenire per provare a cambiare questa storia. La storia, l'avete capito, è una storia di lavoro invisibile, tutto il lavoro che è di autosfruttamento, di sfruttamento involontario molto spesso. Non ci sono i cattivi oppressori, forse c'è Pompolotti che magari è un po' dubbioso, però insomma, semplice dinamiche di lavoro. Com'è quella parolina, mi piace tanto? Ai miei lettori, riqualificare le periferie, il malessere, il degrado sociale. Sì, ma io che cosa ne so di malessere sociale? Virginia, la mia segretaria, è sempre fuori. Trovami qualcuno che mi scriva un discorso per il Rotary Club sulle periferie. Ce l'ho. Questa mattina era venuta una ragazzetta caruccetta, una neolaureata. Pronto? Sì, sono Virginia, dell'ufficio del sindaco, del tuo sindaco, del mio sindaco, del sindaco di tutti. Sì, devi venire, cara. Abbiamo bisogno di te, ci devi scrivere un discorso. Sì, benissimo, stai mangiando? Subito! Parliamo qua, subito! Falla venire che la facciamo andare noi! Arriva! Sì? È arrivata! Prego, puoi stare? Oh cara! Vieni, ti presento il tuo sindaco, il mio sindaco, il sindaco di tutti, il Pompolotti! Signorina, benvenuta! Adesso la mia segretaria le spiegherà tutto! Allora, ci devi scrivere un discorso per la Lions Club. Tieni, ti do tutte le informazioni, qui sulle periferie, capito, cara? Signorina, che taglia porta? Lei è assunta, avrà il contratto, non si preoccupi! Sarà la nostra collaboratrice, cara? Vada adesso. E stia attenta, c'è cattiva gente in giro, stia attenta, si affida a noi, vada! Scrivi, tanto! Senti, Pompolotti. Sì, non è finita, io sono preoccupato. Dobbiamo pensare al progetto. E allora, 100 vetrine. All'unione? Sì, vediamo 100 vetrine, ma. Serve un'idea. Hai un'idea? Un progetto? Per te, i fondi europei. Certo, ma chi ci scrive il progetto? Io non lo scrivo, per me solo copia e incolla, però. Qualcuno subito, Virginia! Pronto? Sì, sono Virginia, è l'ufficio del sindaco, del tuo sindaco, del mio sindaco, del sindaco di tutti. Sì, caro, ti passo il sindaco. Benfatti! Conosco suo nonno, conosco lei da prima che nascesse, Benfatti. Io la voglio qui subito. Lei ci deve scrivere un progetto in un mese per internazionalizzare la sua impresa. Benfatti, la sento indeciso. Benfatti, guardi avanti, lei è giovane, pensi positivo, guardi alla Cina, Benfatti! È nostro. Sì. Eh certo. Allora, ma come non poteva? E allora il mio sindaco. Sì, cavolo, la festa! Cina! Ancora a lavorare, sono 2 settimane che lavori! Ma ti va? Io sto diventando cieco, ti prego! Basta! Vieni a dormire, ti prego! Salve a tutti, buonasera, e con noi il nostro sindaco, il tuo sindaco, il mio sindaco, il sindaco di tutti, Pompolotti! Grazie, signori! Applauso! E meriti, signore Pronaribaggio! Siamo qui questa sera per parlarvi del
nostro progetto, del progetto che tanto lo sudai, lo progetto delle periferie, del disagio, del malessere, perché un po' tutti noi siamo periferia. Gesù, periferia! Utilizzare i soldi della mobilità e creare un nostro progetto. Una cosa tutta nostra, il nostro sogno. Finalmente quello che ci piace. Potremo lavorare nel sociale, nelle scuole, nelle periferie. Campi non? Sì, facciamolo. Però, che potrebbe fare il presidente? Il presidente lo faccio io, ovviamente. Ho i contatti, posso parlare con i politici, poi sapete... Sempre meglio un uomo parlare con certa gente. E più ci metto anche mezzo capitale. Va bene, dai, facciamolo. Vai! Pronto? Pompolotti! Buonasera! Sì. Certo, Pompolotti, si può fidare. Uno staff eccellente, Pompolotti. Come dice? Internazionalizziamo, Pompolotti! Ragazzi, il progetto è nostro, quello per le periferie. Fantastico! Allora io ci metto la progettazione. E io la laurea e il master. Io i contatti. E la grafica. E io ci metto tutta l'esperienza nel sociale. Io ci metto il logo. Pronti? Però mi sembra che manchi qualcosa. Ma certo! La risorsa internazionale! Eccomi! La Cina è vicina! Perfetto! Parli le lingue? Sì, parlo inglese, cinese, The cat is on? The table. Bravissima! Sei dei nostri. Vieni. Ma il contratto? Mi serve. Contratto? Il contratto vediamo. Intanto ti posso assicurare che la commissione c'è. Sicuro, 100%. Me ne serve entro un mese, perché altrimenti mi scade il permesso di soggiorno e me ne deve andare via dai dai. Ma tu non ti preoccupare, sei nel posto giusto, al momento giusto. Questa è la permessa. Ragazze, ecco la nostra nuova collega. Benvenuta! Al lavoro? Subito. 1, 2, 3, 4, 10, 11, mezzanotte! Ragazzi! Allora, una buona e una cattiva notizia. Prima la buona. Hanno accettato il progetto. Sì! La cattiva è che dobbiamo lavorare col 50% di noi. E adesso? Adesso o lavoriamo di più o facciamo fuori qualcuno. Ma mi avevate promesso di farmi il contratto. Basta, io mi sono stufata di lavorare gratis. Sì, vabbè ragazzi, ma le avevamo promesso un contratto, le serve. Ho capito, sti cavoli, io so settimane che faccio le notti in bianco per scrivere sti progetti. Ma non possiamo diventare delle merde come quelli che ci hanno licenziato. Ho capito, ma... Ragazze, buoni, ricordatevi comunque che io sono il presidente, eh? Yeah.
per me. E una grazie. Per te. Okay. Allora, uno, due, tre. Buon appetito! E per ora è tutto, ma colleghiamoci con studio per le previsioni meteo. Buongiorno. Tempo soleggiato sul bel paese. Attenzione a chi viaggia la mattina. Non bimba alpadana. Buongiorno! Ah. Buongiorno! Non sono mai buone notizie quando viene lei. Ambassador non porta bene. Ecco, immaginiamo. Sentiamo. Riduzione del budget della mensa del 20%. Stavo giusto facendo i conti. Che cosa vuole che togliamo? Abbiamo già praticamente tolto tutto. 20% in meno. Cioè, non gli diamo più da mangiare ai ragazzini. Che cosa vuole che gli tolga? Non ho detto questo. Bisogna togliere qualcosa. Toglierò il parmigiano. Il parmigiano? Il parmigiano è il formaggio degli elettori. Come il formaggio degli elettori? Togliamo la frutta. La frutta, no! La frutta fa bene ai bambini, quella devono mangiare. Togliamo la merenda. La merenda la pagano. Ma ci abbiamo 120 ragazzini, 12 operatori, che cosa... Operatori? Operatori, arriviamo! Togliamo da mangiare agli operatori. Cioè, non ho capito. È arrivato l'inverno. Freddo nella capitale. Ma sentiamo gli aggiornamenti in tempo reale dal nostro studio. Sì, piogge intense, freddo intenso, tutto il centro nord, sud. Copritevi, ma soprattutto... Nebbia in Valpadana. E non cadere il piano! Piano, piano, piano. Le mani sotto le unghie, devi lavarti. Vai, piano. Ok, allora, vai. Oh, no, ragazzi! Pronti? Sì, dai. Via! Camilla, è cattivo! Camilla, smettila! Alessandra, Alessandra. Ok. E adesso oggi lei no. Mi dispiace. Questa è la circolare. Da oggi i passi agli operatori sono stati tagliati. Guarda, non c'entro niente. Ma me la come dico, non mi ha detto niente. Lo so. Guarda, veramente, non è colpa mia, io non ci posso fare niente, bisognava fare dei tagli, non è che potevamo lasciare i ragazzini senza mangiare. Ma mangiare con i bambini fa parte di quello che dobbiamo fare noi, scusa. Ho capito, mi dispiace, io ti capisco, ma... Ma ti dispiace? Buttate via tutti i giorni, mi dispiace. La frutta a cassette la buttate via! No, Alessandra, stai calma. Allarme rosso, maltempo in tutta la penisola. Strade e città bloccate, scuole chiuse. E il sindaco raccomanda, restate chiusi in casa. Nebbia in Valpadana. Cosa avete visto? Non avete visto niente, il lavoro invisibile, Ci sono i personaggi per voi che lottano per cambiare questo. Ci sono dei personaggi che stanno cercando comunque di migliorare la situazione, di evitare il disastro. Sì. Sì, c'è l'operatrice. L'operatrice, ok. Che lasciano quella lì, e invece le ragazze della neoimpresa che lottano con... Difendono la ragazza. Ok, cinese. Ok. La bambina. La bambina. Aspetta, com'è? La bambina con i giuccetti. Lei sta lottando? Sì, dice l'infatta che schifo quello che mangia. Ok.
Allora ci mettete un po' in difficoltà, perché teoricamente, visto che nessuno di noi è bambino o bambina, sostituire lei sarebbe un po' magico. E noi quello che cerchiamo di capire è chi possiamo sostituire in modo che sia realistico e in modo che sia un allenamento per noi. Okay? In modo che noi tutti, se qualcuno riesce nei panni di lei o di lei, o di lei a cambiare qualcosa, che tutti possiamo poi lunedì, insomma la prossima volta che affrontiamo questa situazione, che possiamo applicare quello che avete trovato stasera. Allora, chiarisco, per esempio, la persona che non toglieremo è lui, ok? Perché sarebbe togliere il problema, sarebbe troppo facile. Il problema c'è, si riconosce, se anche voi siete d'accordo che esiste questo problema. A qualcuno è capitato di scrivere un progetto prima di avere dei soldi? Ok, allora in questo caso sì, siamo stati fregati, mettiamo che siamo stati o state fregate, eh? Forse è capitato a qualcun altro, lo dico, a me mi è capitato, ok? Ecco. Potevamo ribellarci? Io per esempio scrivevo il progetto a casa sperando il progetto europeo, se dai ce la faremo, faccio le note, lo devo scrivere per ieri sera, va bene, ce la farò. Ok, tre note bianche, ok, non viene approvato, viene approvato ma solo a metà del budget, mi dispiace. Che cosa, si poteva fare qualcosa senza dire che cosa, ma si poteva? La scena riparte in modo sintetico, se voi c'è qualcosa per voi che è inaccettabile, fermate la scena e cerchiamo di cambiarlo, va bene? Ok, e il budget per questo progetto qual è? Il budget nel nostro comune non è mai stato un problema, signorina, non si preoccupi. Avete letto anche quello che costa fare un progetto di questo tipo? Certo. I costi, costa tutto tanto, la vita costa tanto. Progetti, tutto quello che vuoi. Le periferie? Una periferia? Le nostre periferie? La periferia, ma... Sì, fuori del Tutto centro, bella periferia. Ragazzi, una notizia bella e una notizia brutta. Prima la bella. Il progetto è stato accettato. Vai! La brutta è che ci hanno tagliato il budget del 50%. Beh, ma lo sa mio padre chi è? È amico di Pompolotti. Bene, non abbiamo risolto stasera, sono proprio contento. Male. Che se lasci il teatro finisce, possiamo chiacchierare. Penso che la palestra l'abbiamo usata, posso chiudere?